Ciao ragazzi, la lezione di oggi è legata sempre agli incastri, come terza parte, ad un sistema che ho scritto tanti anni fa sul mio libro Incastri. Vi do solo l'inizio di questo, dopo poi chi vuole può andarsi a prendere il libro, può sviluppare, è sviluppabile in tanti modi. È basico come sistema, ma penso molto funzionale, perché si tratta di forme geometriche. E vi farò vedere queste quattro forme geometriche in ordine A, B, C, D e D. Sviluppate diciamo sugli incastri. Allora, dall'inizio vi farò vedere lentamente la A che è in scala. Il concetto della A è avere la scala dei tamburi, perciò. Senso orario, senso antiorario. E poi mischiamo il tutto. Senso orario più senso antiorario. Ok, quelli più audaci che vogliono studiare possono mettere un colpo di cassa tra uno e l'altro, no? Però non è quello che andremo a fare adesso. Esempio. Esempio, però noi invece parleremo di saltare un colpo e fare terzine, come sempre rimanendo in tema quello che abbiamo detto, e cassa in ultimo. Perciò, senso diciamo in scala, 1, 2, 3, 4 e tamburi. Perciò. Senso orario. Adesso senso antiorario, 4, 3, 2, 1. Ok, adesso mettendo insieme il senso orario e il senso antiorario dell'esercizio A in scala, ok, abbiamo completato questa operazione. Adesso lo facciamo su un groove come fill, il senso orario e antiorario perché funziona. Meglio, i rullanti cadono in posizioni molto interessanti in modo naturale. Bene, questo esercizio che abbiamo appena fatto è molto interessante. È difficile raggiungere altissime velocità, proprio anche abbastanza scomodo, ma utilissimo per il movimento e per lo spostamento che viene a crearsi. Mentre noi passiamo adesso all'esercizio numero 2, che sarebbe il B, che è chiamato ad X, perciò il movimento è in croce, in questa maniera qua, ad X. Ok? Perciò noi avremo il movimento 3, 1, 4, 2. Se noi numeriamo i tamburi, 1, 2, 3, 4, giustamente per fare un po' il discorso. Ok? Partiamo con ora l'esercizio B. Ok, in senso ad X. Adesso lo stesso esercizio lo facciamo esattamente al contrario, partendo col timpano, in questo modo. Ok, adesso cercheremo di mischiare questi due esercizi. Diciamo, partiamo per esempio dal timpano. Adesso lo facciamo in forma di fill su un groove. Ora facciamo la forma geometrica C in verticale, perciò praticamente partendo dal tom, perciò abbiamo 3, 2, 4, 1.
Poi abbiamo il contrario, perciò sale una parte che sale e una parte che scende. E poi li mischiamo. Abbiamo mischiati, ok. Adesso facciamo con un groove uguale a prima, un groove e fill. Bene, ora faremo la lettera D, che è la forma geometrica, in orizzontale. Perciò praticamente da verso destra e poi dopo ci muoviamo verso sinistra. Ok, a questo punto cominciamo a fare sempre uno di groove e poi il fill finale. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della lezione. Vi potrete sbizzarrire ovviamente in tutte le maniere, cambiando le forme geometriche, mettendo gli accenti, come volete, diventa divertente, ma soprattutto è un'ottima disciplina per poter crescere e poi trovare la propria personalità. Questo è un vecchio libro che io ho scritto, un manoscritto ancora, questo è il libro Incastri, dove parte in prima pagina proprio con questa operazione e fa poi tutti gli sviluppi. Ok, va bene ragazzi, scrivetemi, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao.